Il grandioso spettacolo delle montagne, i piccoli e grandi laghi, i deliziosi paesaggi fluviali, le zone collinari ondulate e le vaste pianure caratterizzano la Baviera. Antica regione culturale europea, essa ha una storia indipendente che ha lasciato un'impronta inconfondibile e che costituisce un invito alla scoperta. È quello che abbiamo voluto fare nell'itinerario di oggi. A una sessantina di chilometri da Monaco incontriamo la cittadina di Landshut, gioiello affascinante non conosciuto come meriterebbe. La prima reazione non può essere che di meraviglia. Meraviglia per la vista incomparabile e sorprendente che si apre davanti agli occhi. Sono giorni di festa, perché qui ha luogo una rievocazione storica che per la sua grandiosità si ripete solo ogni 4 anni e che quest'anno si concluderà il 20 luglio prossimo. Se volete vedere qualcosa di straordinario, questa è una buona occasione. Fondata nel 1204, fu prima di Monaco capitale della Baviera. Forse è per questo che, pur nelle sue misure contenute, Landshut possiede un aspetto così imponente, con edifici di grande pregio architettonico e artistico. In questi giorni, i festeggiamenti durano 3 settimane, la città è tutta un palcoscenico. Attraverso le strade imbandierate riecheggiano grida di giubilo accompagnate dal suono di fanfare. Però, prima che la festa cominci, è d'obbligo una rapida visita ai monumenti più significativi. La cattedrale di San Martino, con l'incredibile campanile in mattoni rossi alto 131 metri, è qualcosa di unico al mondo. Lungo la via principale, la Altstadt, si trova la Residenz, primo esempio di palazzo rinascimentale italiano in Germania. Nel cortile si eseguono concerti di musica medievale con strumenti che sanno ridare il timbro sonoro dell'epoca. Il castello ducale di Trauschnitz, che dall'alto vigila sulla città, è un bel esempio di fortezza e contemporaneamente di signorile dimora. È giunto il momento più atteso. Da tutta la Germania e dall'estero si raduna un pubblico eterogeneo ed entusiasta per rivivere l'evento delle nozze di Jadwiga, 18enne figlia del re di Polonia, con Georg, figlio del duca di Landshut. Nell'autunno del 1475, la promessa sposa partì dalla Polonia con un grande seguito. L'arrivo di Jadwiga, così come è stato tramandato dai cronisti dell'epoca, trova la sua rievocazione nell'imponente corteo nuziale formato oggigiorno da più di 2000 partecipanti, vestiti con fantasiosi e ricchi costumi medievali, curati nei minimi dettagli. Le preziose stoffe provengono oggi come allora da Lione e da Venezia. Proprio per la fedeltà storica dei particolari, è uno dei momenti più coinvolgenti. Diversi gruppi di suonatori, bambini, damigelle, mercenari, saltimbanchi, ma anche monaci, ambasciatori, valletti e cavalieri, precedono i principi, i duchi, gli ospiti polacchi e, naturalmente, i promessi sposi. Yeah.
Il corteo nuziale termina al campo del torneo. In una tribuna sopraelevata prendono posto i nobili, gli ospiti importanti e la coppia reale. Il popolo accorre festante, mentre sbandieratori e cavalieri esibiscono tutta la loro abilità. Il tutto culmina in un affascinante torneo che riporta alla nostra memoria i racconti sugli antichi cavalieri medievali. Scende la notte. Ai bordi del campo del torneo ci sono le tende dell'accampamento e tutti, tra musiche e giochi, festeggiano il grande evento della giornata. Qui, ai piedi del campanile di San Martino e del castello di Trauschnitz, si rivivono momenti della vita medievale. Poi, poco a poco, le figure di questo grandioso spettacolo si disperdono e ritornano nel buio del loro passato.